Oggi vi muoverete insieme a me. Allora, quello che vi serve sono delle scatole vecchie, delle scarpe, un giornale, una corda. La prima cosa che dovete fare è muovervi per la vostra casa. Non si può uscire, facciamo tutto quello che possiamo nella nostra casa. Se avete delle scale, correte su e giù per le scale, oppure saltate su e giù dalle scale. Ok, quando avrete corso per 5 minuti per tutta la casa e la mamma vi correrà dietro, prendete le scatole. Le scatole le sistemerete in questo modo. Se non avete delle scatole, bambini, potete usare dei mattoni, quelli rossi per costruire, oppure dei gas beton, come questo, se ne avete in casa, oppure dei libri, dei vecchi libri, tanto non verranno rovinati, li mettete uno sull'altro. E poi che cosa si può fare? Iniziamo. La prima cosa, con le scatole messe così, si può iniziare a correre a zigzag. Quando avrete finito, tornerete indietro e un'altra cosa che si potrà fare sarà correre all'indietro, facendo attenzione. Mi raccomando, non vanno toccate le scatole. Facciamo finta che queste scatole vi toglieranno dei punti. Eh sì, ogni volta che si tocca una scatola si perde un punto, accidenti. Quindi bisogna fare molta attenzione. E poi, che cosa si può fare? Si può aprire, chiudere, aprire, chiudere, aprire, chiudere, fino alla fine. E un'altra cosa, io non lo posso fare sulle scatole, ma vi farò vedere sul gas beton. Si può saltare, i piedi vanno insieme, sono sempre amici, non un piede e poi l'altro. Loro stanno vicini. Hop su, hop giù, sopra tutte le scatole. Ok? Molto bene. E adesso noi abbiamo a disposizione questi oggetti. E che cosa si può fare ancora? Prenderemo le nostre scatole in questo modo. E potremo costruire se volete, la mamma potrà prendere un pennarello e scrivere sopra ogni scatola un numero. Così, ok? E avrete preparato il vostro muro. Poi prenderete il vostro vecchio giornale. Cosa ce ne facciamo di questo giornale? Possiamo strappare delle pagine, appallottolare. È importante? Le palline vanno schiacciate bene bene nelle mani. Fatene tante. E poi potrete vedere quanto siete bravi a mirare e lanciare. Ogni volta che colpirete una scatola, dove sopra ci sarà un numerino segnato, potrete chiedere alla mamma se non sapete già leggere, oppure, se siete già bravi a leggere, guardare il numerino e segnarvelo su un foglio e vedrete i punti che avrete fatto. Adesso vediamo cosa possiamo fare sempre con dei giornali. Abbiamo preso il nostro giornale di prima e dal centro abbiamo staccato due pagine. Queste pagine diventeranno dei pattini. Eh sì, prendiamo la corda. Non serve una corda così grande. Potete usare anche della lana, dello spago, il filo. Serve solo per creare un confine. Ecco qui. Questa è la nostra pista di pattinaggio.
più grande è, meglio è. Prendete i due pattini, uno e due, e mettete i vostri piedi sopra. La mamma metterà una musica e voi pattinerete. Quando la mamma o l'adulto che sta giocando con voi interromperà la musica, voi troverete una posizione di equilibrio dove potranno farvi una fotografia, come proprio sulla pista di pattinaggio, vero? Ma mi raccomando, dovete trovare una posizione difficile. Ok. Look. Disfiamo la nostra pista di pattinaggio e vediamo con questa grande corda che cosa possiamo fare. La corda viene utilizzata in circo per fare gli equilibristi. E allora proviamoci. Immaginiamo di trovarci sospesi nel vuoto e proviamo ad andare in equilibrio. È molto difficile. Io non so se ce la farò. Ah, sì, si può fare. Ok. Quando sarete arrivati alla fine di questa corda, la trasformerete come in una magia. Con la nostra corda trasformata, che diventerà una strada tutta a curve, come la strada che da Casal Borgone vi porta ad Aramengo, a Cocconato. E vediamo un po' chi andrà su questa strada. Su questa strada andranno i nostri pattini che trasformeremo. Ed ecco qui. Abbiamo piegato il grande foglio in due, fa la montagna, una mano tiene ferma, l'altra si muove ed ecco qui. E quindi ora prenderemo, ma così è ancora troppo grande, la nostra corda adesso per magia si è trasformata, non sarà più la pista di pattinaggio, sarà una strada, sarà la strada che da Casal Borgone va ad Aramengo. E visto che ora da Casal Borgone ad Aramengo non ci possiamo andare, noi con la fantasia faremo fare la nostra pallina la nostra strada. E quindi prendiamo il nostro pattino, era un foglio grande, ok, e piegato in due, c'è la montagna, rifacciamo bene la piega. Strappiamo in due e poi ancora in due. Ecco fatto. Sempre la montagna deve essere in alto, mi raccomando. Fate tanti foglietti di queste dimensioni, ma proprio un bel po', eh? Appallottolateli con tutta la vostra forza e fate percorrere alla vostra pallina con due dita, il pollice e l'indice, questa strada. Cercate di essere precisi. Oh oh, fuori strada, sempre seguendo la corda. Con questa pallina, quando arriverete alla fine della corda, vi dirò: avete a disposizione tante palline di carta che sono arrivate fino ad Aramengo. E ad Aramengo troveranno una scatola, una di quelle che abbiamo usato prima. Se in casa avete della carta colorata o delle tempere, colorate o ricoprite tutta la scatola. E poi, con tutte queste palline, che saranno sicuramente di colori diversi, e della colla, decoratela. Potrete
fare le lettere del vostro nome, se sapete scrivere, un fiorellino, un piccolo albero, ed ecco che poche cose che avevate in casa possono per magia trasformarsi in tutto quello che voi desiderate. Ciao!